lui non poteva, non poteva non esserci la palla fuori. Scusate, non sono abituato a parlare, forse a giocare sarò un po' più bravo. Forse non tutti sanno che Enrico Escher è stato anche un bravo pallavolista. Noi lo chiamavamo il piccolo grande uomo, perché non era alto. Non che io sono alto. No, penso che la pallavolo, diciamo che era... Era il campanello. Però noi non ricordo che lo chiamavamo così perché, come l'avete conosciuto voi, forte in altri campi, anche nelle partite lui aveva una forza incredibile. Io mi ricordo che Enrico ci ha usato dei che magari soffriva in panchina, non poteva giocare, poi giocava, uscì. Però lui era quello che gioiva più di tutti nelle vittorie e soffriva maledettamente, è riuscito anche certe volte in certi spogliatoi a fare dei danni quando perdevamo perché si incavolava in una maniera pazzesca. Non accettava certe volte la sconfitta. Anche in campo come palleggiatore. Lui era il regista, perché giustamente uno come lui non poteva fare altro che il regista della squadra, perché era geniale. E in questa sua genialità io mi ricordo, certe volte non ci capivamo, infatti dicevo, Enrico, gioca semplice. Enrico, cosa facciamo? Lui invece certe volte era così estroso che non tutti riuscivano a capirlo. Ma non capivano neanche le squadre avversarie, infatti certe volte ci faceva vincere grazie a questa sua genialità. Ho dei flash simpatici. Ricordo che con lui abbiamo fatto un anno bellissimo a fine, no, fine carriera, no, forse per me lui era più giovane un po' di me. Siamo andati a Bronte a giocare e abbiamo portato per la prima volta il Bronte in Serie B, che fu una cosa eccezionale perché feste di piazza, così incredibile. E Enrico fu l'anno secondo me in cui veramente diede tutto se stesso, perché lo sentì molto quell'anno, la responsabilità di portare la squadra, di promuovere questa squadra in Serie B. E mi ricordo che quando ci vedevamo a casa sua, passando dalla circonvallazione per andare insieme in macchina a Bronte, noi ci informavamo che inverno perché certe volte c'era la neve e noi dicevamo, Enrico, non ci andiamo, c'è la neve. Non esisteva, lui doveva andare per forza a fare la neve. Ci dicevo, guarda che c'è il ghiaccio, questo. No ragazzi, dobbiamo fare l'allenamento, dobbiamo... Era una cosa incredibile, aveva una forza di volontà che nessuno di noi aveva. Quando l'ho visto, anche qualche mese fa, stava poco bene, io ho rivisto nei suoi occhi questa forza, perché come è passato lui la malattia, penso che bisogna avere una grande forza. E questa stessa forza che lui ha avuto come atleta, l'ha avuto anche, penso, come uomo, come padre, come professore. E forse poteva avere di più dal pallavolo, dallo sport, perché poi lui faceva tantissime cose, non è che faceva solo la pallavolo. Era un vulcano. È un'altra cosa simpatica, poi chiudo. Certe volte, sempre a Bronte, quell'anno, mi ricordo perché l'anno più simpatico, non c'era l'acqua calda, capitava. L'unico a farsi l'acqua e la doccia con l'acqua fredda era Enrico Esci. Noi dovevamo aspettarlo in macchina e dicevamo, Enrico, ma tu sei pazzo, come fai a fare con la doccia? Lui non sentiva nulla, lui era tranquillo, faceva questa doccia, stava bene. Noi meno perché dovevamo aspettarlo. Era un grande. Ciao. Da pallavolista sono appunto per poi non so che lui ha scelto uno sport come la pallavolo.